Allora questo percorso che con forza e con convinzione ha cercato di mettere insieme dei tasselli già esistenti, facendo sì che in un progetto collettivo ognuno di questi tasselli venisse valorizzato e potesse raggiungere dei livelli anche superiori a quella che era la storia, la tradizione, da un punto di vista qualitativo e da un punto di vista del ritorno di pubblico, del successo di pubblico e la carta vincente dell'azione che la città di Saluzzo ha messo in campo nel settore della promozione turistica territoriale e che attraverso i suoi enti strumentali, che sono la Fondazione Bertoni per le manifestazioni e la PM per quanto riguarda l'alta formazione musicale, portano avanti con convinzione e io dico adesso dopo un po' di anni anche con orgoglio. E poco importa se qualcuno vede in questo tentativo, sempre convinto e sempre entusiasta di collaborazione, una forma di egemonia politico-culturale, perché io penso che l'errore stia negli occhi di chi guarda, e di chi guarda da una prospettiva che è più di invidia, perché il malinteso può esserci in una fase iniziale, quando i progetti non sono così chiari, ecco. Sul lungo periodo rimane soltanto la scarsa capacità di essere un sistema. La sua fondazione, insieme agli enti finanziatori, insieme alle istituzioni superiori, questo sforzo lo fanno da tempo, continueranno a farlo. Se non collaborano con noi chi c'è vicino, come è successo in Start Artigiani quest'anno, avremo collaborazione da più lontano, come succede oggi con Saluzzo Arte, come succede con Stefano Raimondi, The Blank, con il premio Matteo Olivero. Le collaborazioni non hanno confini e non hanno un limite di chilometraggio. Se l'entusiasmo non si crea a livello territoriale, ce lo andiamo a cercare oltre. E il messaggio che lanciamo con questo Start 2020 è che non ci fermeremo, non ci ha fermato il Covid. Non ci ferma la scarsa capacità di visione di alcuni nostri vicini. Andremo avanti, decisi, cercando di fare cose sempre più belle. Questa mostra è una tappa molto importante e non fa altro che impreziosire l'edizione di quest'anno. Quindi grazie a lei, signore.